Guanti alla mano, siamo tornati a Bari Vecchia, in piazza Chiurlia, negli indecenti locali che ospitano due postazioni del 118, il CTO e Piazza Moro. Ci segnalano un'indiscrezione che all'interno di questi locali indecenti, lo ripetiamo, dove vi abbiamo detto per caricare le ambulanze per esempio si cala il cavo all'esterno della struttura e dove le ambulanze non possono essere sempre parcheggiate, ci sono, ma tanti, ma quando dico tanti è poco, tantissimi ROT, rifiuti ospedalieri trattati. E sapete perché non vengono ritirati dalle due postazioni? Pare, lo verificheremo, che la ASL non paga il fornitore e quindi il fornitore, l'azienda che viene a ritirare i ROT, non passa. E quindi i signori, medici, infermieri, soccorritori, chiunque, autisti, convivono già in locali fatiscenti in due postazioni, quindi capite che disagio, ma in più dovendo fare i conti con una situazione davvero pericolosa sotto il profilo igienico-sanitario. In quei cartoni ci sono siringhe, ci sono aghi cannula, ci sono sangue, garze, c'è qualsiasi cosa. Tutto ciò che viene poi ripulito per esempio dalle ambulanze. Insomma, signori, questa è una situazione di una gravità inaudita che viene tollerata e calcolate il paradosso, la ASL, gli uffici competenti vanno dai privati o in altre strutture pubbliche per verificare che vengono rispettate le leggi igienico-sanitarie, invece loro all'interno di questa struttura e di altre postazioni del 118, abbiamo avuto questa notizia, tollerano questa assurda indecenza. Facciamo un appello alla ASL perché paghi i fornitori e vengano a ritirare i ROT, ma anche per esempio ai carabinieri del nucleo antisofisticazione, perché dovessero venire in questi locali avrebbero da lavorare, come se lavorerebbero?